Spezia non è più l'allenatore della Roma, lo sostituisce Luciano Spalletti per il francese esonero in mattinata. Lo ringraziamo, ma era il momento giusto per cambiare, ha detto Pallotta. Arriva lo Zar, 4-2-3-1, Pjanic trequartista, il grande dubbio Dzeko Totti in attacco. Nasce la Roma di Spalletti con le prime richieste sul mercato, da De Sciglio a Criscito. A volte ritornano, Ciro Immobile è di nuovo un giocatore del Torino, arriva in prestito dal Siviglia con diritto di riscatto fissato a 11 milioni di euro. Immobile torna poi in casa granata, ma c'è il grande rebus Quagliarella dopo la rottura coi tifosi del Torino, intanto balla pure il rebus Maximovic, sempre braccato dagli uomini mercato del Napoli. E infine Sensi unico, il regista del Cesena è un nuovo giocatore del Sassuolo, resta in bianconero fino a giugno, poi passerà in Emilia nel club di Squinzi, un'operazione chiusa con la regia della Juve. È finita oggi l'avventura di Rudy Garcia alla Roma. Nella capitale sbarcherà Spalletti, destinato a sostituire il tecnico francese a partire già dalla seduta di giovedì. Per l'ex Lille un bilancio complessivo fatto di 118 panchine e 2 secondi posti finali in campionato. Nessun titolo, ma l'indubbio merito di aver riportato ai giallorossi in lotta per lo scudetto, almeno per buona parte delle due stagioni e mezzo affrontate. È mancato però il salto di qualità, lo scatto in avanti in grado di portare la lupa a competere fino alla fine per qualcosa. Le figuracce rimediate in Europa, specie le goleate subite contro Bayern Monaco e Barcellona, hanno poi fatto il resto. Pallotta ha così deciso di cambiare. Da oggi la Roma volta pagina. Buonasera e ben ritrovati per una nuova edizione del TMV News. Adesso è ufficiale, Rudy Garcia non è più il tecnico della Roma. Il francese ha pagato le non ottime prestazioni della sua squadra in questo inizio, in questa prima parte di stagione. Al suo posto arriva Luciano Spalletti per quello che è un ritorno dopo 6 anni e mezzo dall'ultima volta. Ne parliamo oggi con Tommaso Bonan. Buonasera Tommaso. Buonasera Lorenzo, buonasera a tutti. E con Andrea Lo Sapio. Buonasera Andrea. Buonasera Lorenzo, buonasera. Ecco, partiamo da te, Tommaso. Spalletti, il nome nuovo, il ritorno di Spalletti alla Roma, è lui l'uomo giusto per cambiare la marcia in vista del girone di ritorno? Sì, uno Spalletti bis, dobbiamo dire che torna un po' nella sua dimensione. Spalletti con la Roma ha raggiunto veramente dei grandissimi traguardi, ma soprattutto ci ricordiamo, è ancora ben impressa nelle nostre menti e nei nostri sguardi il gioco espresso dalla stessa Roma di Spalletti con Totti prima punta, che era un po' il simbolo, no, di quella squadra. C'è chi dice che questo cambio, questo avvicendamento in panchina sarebbe dovuto arrivare già qualche settimana fa, durante magari la sosta natalizia, durante la sosta del campionato. È arrivato un po' in ritardo, meglio tardi che mai potremmo dire, perché evidentemente Garcia non aveva più il polso, non aveva più il controllo dello spogliatoio. Personalmente credo che sia la persona più, il personaggio più adatto per risollevare una Roma che in classifica comunque non è messa malissimo, quindi dobbiamo dire che il lavoro di Garcia non è stato dei migliori, ma comunque Spalletti trova terreno fertile su cui poter lavorare. Nota curiosa, se vogliamo dire, visto che parliamo anche di ritorni, di coincidenze, con l'arrivo di Spalletti in panchina tornerà a breve anche Francesco Totti, no? Che è assente dal terreno di gioco ormai da diverso tempo. E è questo rientrato, può essere nell'ultima giornata, ha giocato qualche minuto, però rientrerà a tempo pieno in questi giorni, in questo periodo, e quindi magari chissà, il ritorno di Totti a tempo pieno, il ritorno di Spalletti sulla panchina magari riusciranno a far risalire la Roma in classifica. Detto di Totti, un altro giocatore che potrebbe beneficiare del cambio in panchina è sicuramente Edin Dzeko, che ha trovato molte difficoltà in questo avvio di campionato. Con Spalletti possono cambiare le cose, Andrea? Spalletti comunque nella prima Roma giocava molto di rimessa, molto contropiede, sembrava molto simile anche a quello che faceva un po' Mazzarri, però nonostante tutto molto più spettacolare, quindi una sorta di nove finto con Totti e poi molti incursori, quindi sicuramente Dzeko ne usufruirà in qualche modo, perché è chiaro che peggio di così non possa fare, solo 2 gol finora, di cui uno su rigore. Però è anche vero che appunto il gioco di Spalletti è un pochino differente rispetto a quello che poi servirebbe a Dzeko per fare qualcosa di più. Nel Manchester City giocava con Aguero, giocava con delle ali molto veloci e molto alte, e a quel punto aveva più palloni giocabili. Hai parlato prima, Tommaso, della Roma non messa male in classifica, quindi l'obiettivo scudetto è ancora raggiungibile, e poi c'è la Champions League. Spalletti ha tanta esperienza internazionale, anche perché la sua esperienza allo Zenit ha arricchito il suo bagaglio
di esperienza appunto soprattutto per le coppe europee. Senza ombra di dubbio, l'esperienza all'estero, lo Zenit lo ha arricchito, anche una mentalità internazionale, nonostante comunque sia un tecnico italiano. C'è da dire che lo scudetto può rientrare in corsa per lo scudetto, ma deve essere a questo punto un obiettivo, l'obiettivo anche di Pallotta, che ha scelto di far tornare Spalletti. Ricordiamo che Garcia ha fatto due secondi posti, quindi meglio del secondo posto c'è la vittoria dello scudetto. Quindi evidentemente, se non andava bene il lavoro di Garcia, al di là del gioco della Champions sfumata per più anni consecutivi, resta il fatto che è stato preso per vincere lo scudetto, per cercare di vincere lo scudetto. Per me è un obiettivo possibile, e come dicevi giustamente tu, c'è anche la Champions che Garcia, anche se con diverse difficoltà, è riuscito a portare avanti, non facendosi eliminare nel girone. In mezzo ai fischi dopo la partita. Infatti, contro il Bate. Non senza difficoltà, con tutto quello che ne concerne anche la cornice di pubblico, con i problemi all'Olimpico e non soltanto. Quindi evidentemente Spalletti ha a disposizione una bomba, nel senso positivo, neanche nel senso negativo, perché potrebbe rovinare quello che di buono ha fatto Garcia all'inizio di stagione, oppure portarlo a un livello superiore. Il livello superiore significa vincere lo scudetto e arrivare più là possibile in Champions League. Va anche detto però che Spalletti, quando ha fatto l'allenatore dello Zenit, non è mai riuscito a dare quella grandezza internazionale che lo Zenit voleva, ha sempre rischiato di essere escluso ai gironi, e infatti è stato molte volte escluso ai gironi, a parte una volta quando ha più o meno fatto come lo stesso Garcia, è arrivato con mi pare 6 punti o 7 al termine del girone, è passato per grazia divina e poi comunque è stato eliminato agli ottavi. Chiudiamo velocissimo con il mercato. Spalletti è partito per Miami, ha chiesto rassicurazioni a Pallotta sia per il mercato di gennaio che per quello estivo. Concentriamoci sul mercato di gennaio. Cosa ha chiesto Spalletti alla proprietà? Di sicuro un esterno, probabilmente un centrocampista e certamente un difensore, perché i centrali che sono in rosa in questo momento non danno la giusta sicurezza per quel che concerne, o per l'idea che vuole Spalletti, e sicuramente poi potrebbe arrivare anche un terzino sinistro. Nella serata di ieri è sbarcato all'aeroporto di Caselle un emozionatissimo Ciro Immobile, attaccante reduce dalle deludenti esperienze di Dortmund e Siviglia. Il Torino, venuto a conoscenza della volontà del giocatore di far ritorno in Italia, ha puntato subito forte sul suo ex bomber e alla fine ha avuto ragione sulle concorrenti, Sampdoria e Sassuolo su tutte. Nella giornata di oggi ha così preso ufficialmente il via l'Immobile bis, con Ventura che avrà nuovamente a disposizione il suo pupillo, spinto nella stagione 2013-2014 fino alla vetta della classifica capocannonieri. Una bella notizia per Mister Libidine, che potenzierà un reparto apparso in difficoltà nel girone d'andata, ma soprattutto per il giocatore, che dopo una stagione e mezzo non proprio esaltante cercherà il rilancio proprio là dove tutto ebbe inizio. Immobile arriva a Torino in prestito oneroso con riscatto fissato a 11 milioni di euro. Cairo avrà a disposizione tutto il girone di ritorno per valutarlo e per decidere se effettuare l'investimento in estate, ma i presupposti ci sono tutti. Immobile infatti ha voglia di giocare e di tornare protagonista dopo mesi passati in panchina, e la maglia granata sembra fatta apposta, anche e soprattutto in ottica nazionale. Abbiamo parlato del ritorno di Spalletti alla Roma nella serata di ieri, però ce n'è un altro, ed è quello che riguarda Ciro Immobile, che tornerà al Torino di Urbano Cairo. Tommaso, di solito parliamo delle minestre riscaldate che non sempre funzionano. È questo il caso di Immobile? Io credo di no. Sì, è vero che potrebbe sembrare una minestra riscaldata visto che è un ritorno, però Immobile ha fatto talmente bene con la maglia granata, con la maglia del Torino, tra l'altro vincendo anche il titolo di capocannoniere della Serie A, che secondo me, per le aspirazioni che aveva lo stesso giocatore e anche per le necessità che ha lo stesso tecnico Ventura, lo stesso presidente Urbano Cairo, di costruire qualcosa di importante, provare a magari a costruire e a raccogliere qualcosa di importante col Torino, credo che il matrimonio bis tra Immobile e il Torino sia perfetto, anche se forse questo è un termine un po' troppo esagerato. La dimensione del Torino in questo momento e l'aspettativa e la voglia di giocare, la voglia di andare all'europeo di Immobile, credo che combacino alla perfezione. Il campionato italiano lo conosce, ha fatto anche un po' di esperienza, anche se non particolarmente positiva in Europa.
C'è da dire che Immobile nel campionato italiano ci sta benissimo, anzi risolleva anche un po' la qualità degli attaccanti. Questo potrebbe anche far pensare, però noi lo riaccogliamo con il sorriso, perché comunque rappresenta un patrimonio e a questo punto aumenta anche la concorrenza e mette in difficoltà anche Conte, che già deve fare alcune scelte. Sarà bello anche vedere come si comporterà Immobile e se Torino poi alla fine avrà fatto una scelta giusta. Ha parlato di europeo. Andrea, è questo quello che ha spinto Immobile a tornare in Italia? Io credo innanzitutto il ritorno in Italia, perché sia in Spagna sia in Germania non ha fatto granché bene, anzi Borussia Dortmund forse molto c'è male. Anche Ventura. Sì, beh, ovviamente aiuta, perché? Perché spesso e volentieri gli attaccanti di Ventura fanno bene solo con lui, si può parlare anche di Cerci in questo caso, che a Pisa ha fatto benissimo, con il Torino ha fatto benissimo, nelle altre piazze ha sempre faticato e probabilmente anche Immobile dopo quell'anno lì pensava forse di essere un giocatore di altissimo livello e per ritornare a quel livello lì e per giocare anche un europeo da protagonista deve per forza ritornare in Italia e lo fa in una squadra che è quella migliore. Perché? Perché gli attaccanti non hanno fatto bene, perché Quagliarella potrebbe andare via dopo quello che è successo nella penultima giornata di campionato contro il Napoli. Insomma, ci sono tante possibilità, ci sono tante alternative nel Torino, però in questo momento chiaramente Immobile parte una spanna avanti rispetto a tutti e a quel punto io credo che possa fare davvero la differenza nel Toro. E questo potrebbe spingere Quagliarella a chiedere la cessione, anche sappiamo dei dissidi con il pubblico di Torino dopo la non esultanza, dopo il gol al San Paolo contro il suo Napoli. Sì, i problemi tra Quagliarella e il Torino c'erano già appunto da alcuni giorni prima dell'arrivo poi ufficiale di Immobile in maglia granata. È stato un po' un fulmine a ciel sereno, perché comunque Quagliarella e il Torino si pensava potesse andare avanti comunque ancora per molto tempo, perché sembrava un matrimonio costruito per bene e Quagliarella di fatto era il titolare, no? In attacco della squadra. Sì, non lo ha quasi mai tolto, ecco. Martinez. Gli altri giravano, lui restava sempre comunque. Belotti, Maxi Lopez giravano, ma lui era sempre il titolare. Quindi è stato anche un po' una scelta, insomma un cambio repentino di marcia. Certo è che quando il rapporto con i tifosi si incrina è sempre difficile poi trovare la quadra giusta. A questo punto su Quagliarella per forza di cose ci sono tantissime squadre, perché il giocatore è ancora relativamente giovane, conosce il campionato italiano, può fare ancora tanti gol e può far comodo a tantissime squadre anche di primo livello. C'è la Fiorentina, c'è l'Udinese, c'è la stessa Sampdoria, molte di queste squadre tra l'altro sono ex squadre di Quagliarella, visto che ha girato molto in Serie A. Difficile trovare qualche non ex. Difficile trovare qualche squadra in cui non ha giocato. Sono attese novità importantissime nel corso dei prossimi giorni, delle primissime ore, perché evidentemente Immobile e Quagliarella non potrebbero coesistere, insomma, in una rosa. È finita la telenovela, Stefano Sensi ha firmato. Ieri sera il Sassuolo ha ufficializzato l'arrivo del giovane centrocampista dal Cesena, dove comunque il ragazzo continuerà la sua carriera fino a giugno, in prestito. Nuovo Verratti o no, Sensi ha fatto parlare di sé a lungo in questo mercato di gennaio. Dietro l'operazione c'è la regia della Juventus, che proprio da Verratti ha imparato una lezione utile e ora ha posto la sua longa manus sul centrocampista Urbinate classe 95, che resta in Serie B per continuare il proprio processo di crescita, ma ha già scritto il proprio futuro. Dal bianconero al bianconero passando per il nero verde.